Partirei dalla fine, mister, dall'abbraccio degli 11.000 dell'Adriatico ad una squadra che, nonostante la sconfitta, insomma, si è resa protagonista di una cavalcata a dir poco entusiasmante. Sì, ringrazio molto la tifoseria per l'affetto, per tutto quello che ci hanno dato in questo anno e 3 mesi che sono qui. Da parte dei ragazzi e da parte mia soprattutto, perché ci sono sempre stati vicini, li ringrazio veramente di cuore. Ecco mister, andando più sulla partita, la sensazione è che il Pescara sia venuto meno in una delle sue caratteristiche migliori, cioè la lettura dei singoli momenti della partita, è d'accordo con me? Sì, purtroppo queste partite si decidono sugli episodi, come è successo. Noi abbiamo sbagliato il gol, sbagliato, ha fatto una grande parata il loro portiere, l'azione dopo abbiamo preso il rigore. Purtroppo queste partite di playoff sono così, sono decisivi gli episodi e a noi ci è girata male. Mister, le chiedo, lei ha messo le mani sul Pescara in un momento complicato lo scorso anno, di questi tempi si festeggiava la salvezza, lascia in un momento altrettanto amaro ma misto insomma anche a consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande. Una, diciamo, un'immagine per sintetizzare la sua esperienza in Abruzzo. Cosa sceglierebbe? Ma l'immagine è quella che anche nonostante stasera, nonostante la grande delusione che abbiamo avuto, i tifosi ci hanno veramente sono stati eccezionali, ci hanno ringraziato lo stesso e io devo ringraziare i tifosi e soprattutto i giocatori per quello che hanno dato in questo anno e 3 mesi, ringrazio vivamente di cuore loro perché hanno fatto cose importanti diciamo in questo periodo qui.